Relazioni bilaterali, sanzioni economiche, politiche energetiche e questioni internazionali sono alcuni dei temi trattati dal presidente russo Vladimir Putin nel suo incontro con il presidente austriaco Alexander Van der Bellen nel corso del primo viaggio all'estero dopo la sua rielezione al Cremlino. Putin si è detto pronto a riannodare i rapporti con l'Unione Europea e ha definito nocive le sanzioni contro Mosca. Sostengo che gli atti che vengono chiamati sanzioni siano dannosi sia per coloro che li dispongono che per coloro che li subiscono. Credo sia interesse comune riuscire a superarli. A margine della visita sono stati firmati contratti commerciali, il più importante dei quali quello relativo alle forniture di gas fino al 2040, oltre a numerosi protocolli in materia di doppia tassazione, cooperazione, ricerca tecnologica, attività bilaterali e investimenti comuni. Come ha ricordato il presidente Van der Bellen, gli investimenti austriaci in Russia ammontano a più di 10 miliardi di euro.